Area 51 Spiritualità Podcast, il podcast di Area 51 Publishing che ti fa scoprire la grandezza della spiritualità universale presente in ogni luogo, in ogni tempo, in ogni uomo e in ogni donna. Ciao, sono Simone Bedetti, l'editore di Area 51 Publishing e ho il piacere di farti un regalo speciale. Solo per te che stai ascoltando questo podcast, pubblicato dalla nostra casa editrice. Il regalo è il programma audio inedito e integrale di crescita personale Prometti a te stesso. Per te è completamente gratuito. Ecco come fare. Vai su http://bit.ly/prometti. Ripeto, http://bit.ly/prometti. Aggiungi il prodotto al carrello e inserisci nell'apposito spazio per i buoni sconto il seguente codice: podcast. Ripeto, nell'apposito spazio per i buoni sconto inserisci il codice podcast. Così scaricherai l'intero programma audio completamente gratis. Sono certo che l'ascolto di questo meraviglioso programma audio ti accompagnerà e ti guiderà nella tua migliore crescita personale. Radio Area 51 Publishing, la prima radio interamente dedicata alla tua crescita personale. Scopri tutte le novità di crescita personale firmate Area 51 Publishing. Vai su www.area51editore.com. Area 51 Spiritual Night. Il silenzio contro il rumore del mondo. La grande domanda è: come può l'uomo essere realmente a immagine di Dio? Deve entrare nel silenzio. Nel rivestirsi di silenzio, dal momento che Dio abita in un grande silenzio, l'uomo si avvicina al cielo, lascia che Dio si manifesti in lui. Noi possiamo incontrare Dio solo nel silenzio eterno in cui Egli dimora. Hai mai sentito la voce di Dio? La voce di Dio è silenziosa. Di fatto, anche l'uomo deve tendere a divenire silenzio. Parlando di Adamo in paradiso, Sant'Agostino scrive: «Vivebat fruens Deo, ex quo bono erat bonus». Viveva nella gioia di Dio, e per la forza di questo bene, anche lui era buono. Vivendo con il Dio silenzioso e in lui, anche noi diventiamo silenziosi. Nel suo libro Voglio vedere Dio, padre Maria Eugenio del Bambino Gesù scrive: «Per l'uomo spirituale che ha gustato Dio, il silenzio e Dio sembrano identificarsi, poiché Dio parla nel silenzio e solo il silenzio sembra poter esprimere Dio. Così, per ritrovare Dio, dove potrebbe andare l'uomo se non nelle profondità più silenziose di se stesso, in quelle regioni così nascoste che niente lo possa più turbare? Quando ci si arriva, allora con cura gelosa si vuole preservare questo silenzio che è dono di Dio. Lo si difende da tutte le agitazioni, anche delle proprie potenze. Al cuore dell'uomo c'è un silenzio innato, perché Dio abita nella parte più intima di ogni persona. In Dio noi siamo inseparabilmente legati al silenzio. La Chiesa può affermare che l'umanità è figlia di un Dio silenzioso, poiché gli uomini sono figli del silenzio. Dio ci sorregge e noi viviamo con Lui ogni momento, mantenendo il silenzio. Niente potrà far scoprire Dio meglio del suo silenzio iscritto al centro del nostro essere. Se non coltiviamo questo silenzio, come potremo trovare Dio?
All'uomo piace viaggiare, creare, fare grandi scoperte, ma rimane all'esterno di se stesso, lontano da Dio, che è silenziosamente presente nella sua anima. Vorrei ricordare quanto sia importante coltivare il silenzio per essere davvero con Dio. San Paolo, citando il libro del Deuteronomio, spiega che non è attraversando il mare che incontriamo Dio, perché Egli è nel nostro cuore. Non dire nel tuo cuore «chi salirà al cielo», per farne cioè discendere Cristo, oppure «chi scenderà nell'abisso», per fare cioè risalire Cristo dai morti. Che cosa dice dunque? Vicino a te è la parola, sulla tua bocca e nel tuo cuore, cioè la parola della fede che noi predichiamo. Mediante la Sacra Scrittura, ascoltata e ruminata in silenzio, le grazie divine si riversano sull'uomo. È nella fede, e non percorrendo paesi lontani o attraversando il mare e i continenti, che noi possiamo trovare e contemplare Dio. In verità, è scrutando a lungo le Sacre Scritture, dopo aver resistito a tutti gli attacchi del principe di questo mondo, che raggiungeremo Dio. Quello che gli uomini possiedono in se stessi non lo possono trovare da nessun'altra parte. Se il silenzio non abita l'uomo e se la solitudine non è uno stato in cui si lascia plasmare, la creatura rimane priva di Dio. Non c'è luogo al mondo in cui Dio sia più presente del cuore umano. È il cuore dell'uomo la vera dimora di Dio, il tempio del silenzio. Nessun profeta ha mai incontrato Dio senza ritirarsi nella solitudine e nel silenzio. Mosè, Elia e Giovanni Battista hanno incontrato Dio nel grande silenzio del deserto. Oggi anche i monaci cercano Dio nella solitudine e nel silenzio. Non parlo unicamente di una solitudine o di uno spostamento geografico, ma di uno stato interiore. Non è sufficiente tacere. Bisogna diventare silenzio. Poiché prima ancora del deserto, della solitudine e del silenzio, Dio si trova già nell'uomo. Il vero deserto è dentro di noi, nella nostra anima. Forti di questa consapevolezza, possiamo comprendere che il silenzio è indispensabile per trovare Dio. Il Padre attende i propri figli nel loro cuore. È necessario uscire dal tumulto interiore per trovare Dio. Nonostante l'agitazione, il commercio, il facile piacere, Dio rimane silenziosamente presente. È in noi come un pensiero, una parola e una presenza, le cui sorgenti segrete sono nascoste in Dio stesso, inaccessibili agli sguardi umani. La solitudine è lo stato migliore per ascoltare il silenzio di Dio. Per colui che vuole trovare il silenzio, la solitudine è la montagna che bisogna scalare. Se un uomo si isola andando in un monastero, egli prima di tutto va a cercare il silenzio, e perciò la meta della sua ricerca si trova in lui. La presenza silenziosa di Dio abita già nel suo cuore. Il silenzio che confusamente ricerchiamo si trova nel nostro cuore e ci rivela Dio. Ahimè, le potenze mondane che cercano di plasmare l'uomo moderno rifuggono sistematicamente il silenzio. Non ho timore ad affermare che i falsi sacerdoti della modernità, che dichiarano una specie di guerra al silenzio, hanno perduto la battaglia. Poiché possiamo restare silenziosi in mezzo alla più grande confusione, all'agitazione più abietta, in mezzo al chiasso e allo stridore di queste macchine infernali, che spingono al funzionalismo e all'attivismo e che ci allontanano da ogni dimensione trascendente e da ogni forma di vita interiore. La parola non è soltanto un suono, è una persona e una presenza. Dio è la parola eterna, il Logos. È ciò che afferma San Giovanni della Croce nei suoi pensieri quando scrive «Il Padre pronunciò una parola, che fu suo figlio».
e sempre la ripete in un eterno silenzio. Perciò in silenzio essa deve essere ascoltata dall'anima. Il libro della Sapienza conteneva già l'indicazione di questa interpretazione, a proposito del modo in cui Dio è intervenuto per liberare il popolo eletto dalla sua schiavitù in Egitto. Questo atto indimenticabile ha avuto luogo durante la notte. Mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose, e la notte era a metà del suo rapido corso, la tua parola onnipotente dal cielo, dal tuo trono regale, guerriero implacabile, si lanciò. Sapienza 18:14-15. Tratto da Robert Sara, La forza del silenzio, Cantagalli Editore. Area 51 Spiritual Night.